Un bel Campobasso supera la Jesina col punteggio di 1-0, ma la vittoria è stata ampiamente meritata e sarebbe stato più ingiusto un risultato più largo per la squadra di Favo, che ha sicuramente offerto una buona prestazione su un campo molto pesante, questo di Selvapiana, liberato dalla neve proprio in settimana per far disputare questa partita. Campobasso con un nuovo schema, con Alessandro nell'inedita veste di punta centrale, con tre giocatori a supporto, Rinaldi subito dietro, poi Gabrielloni e Todino. Dunque un Campobasso molto offensivo che ci mette circa 20 minuti un po' per assestarsi in campo, ma poi incomincia davvero a avere numerose azioni da gol. Al 20° è già annullato un gol a Gabrielloni su una bella azione personale di Alessandro sulla destra, un batti e ribatti, la palla arriva proprio per Gabrielloni che probabilmente colpisce col braccio, l'arbitro fischia il fallo di mano, annulla il gol e ammonisce lo stesso attaccante rossoblu, ma il Campobasso continua ad attaccare. Un minuto dopo ancora Alessandro per Gabrielloni, il cross in mezzo deviato, gran intervento del portiere ospite che mette in calcio d'angolo. Sul calcio d'angolo successivo colpo di testa di Gattari centrale, la pressione degli uomini di Favo è notevole. Al 26° c'è una bella conclusione di Rinaldi dal limite dell'area dopo una bella azione manovrata, la palla però è parata sempre dal portiere ospite, continua il predominio del Campobasso. Al 35° una bella azione di Pasquale che ha giocato molto bene nei vesti di terzino sinistro, proprio sulla sinistra serve il Rinaldi, il tiro a botta sicura, la palla però altissima, la Jesina non si vede praticamente mai in campo se non al 42°, nell'unica azione praticamente di tutta la partita d'attacco degli ospiti, con una rovesciata a centro area di Ragazzo parata facile da parte di Grillo. Si chiude dunque un primo tempo in cui il Campobasso meritava sicuramente di più. La ripresa inizia subito con gli uomini rossoblu che però giocano in maglia bianca all'attacco. Minuto della ripresa, ancora Rinaldi, un bel tiro da fuori area che sfiora il palo, ma il gol nell'area arriva al quarto d'ora su una bella azione ancora del Campobasso. Si accende una mischia furibonda in area, prima Alessandro ribattuto, poi però arriva Gabrielloni in mischia e mette in rete il gol dell'1-0 che sblocca finalmente la partita. Sembra un gol che possa aprire a una goleada, ma non è così. Il Campobasso ha numerose azioni da gol, almeno potenziali. Al 20° ancora sulla destra una bella azione per Alessandro che prova addirittura di tacco, parata del portiere ospite. Poi iniziano i valzer delle sostituzioni. Il Campobasso potrebbe sfruttare meglio numerosi contropiede, ma diciamo così, chi entra al posto degli attaccanti titolari, stiamo parlando cioè sia di Aquino sia di Tascini, non fa bene come chi era in campo dall'inizio. E ovviamente stiamo parlando sia di Gabrielloni, autore del gol iniziale, che di Giuseppe Todino, che oggi festeggiava la 200ª partita in maglia rossoblu. Alla fine finisce però 1-0, vittoria, ripetiamo, ampiamente meritata del Campobasso, che meritava anche uno score più alto, ma va bene così. Si ricomincia dunque a vincere dopo la sconfitta contro la capolista San Benedettese.